Maurizio Fiasco, vengo da Roma, mi occupo di gioco d'azzardo e di usura da tanti anni. E purtroppo è un vizio perché gioco continuamente, tranne i giochi di potenza e quelli di denaro, tutti gli altri giochi mi piacciono. Mi piace il ballo, mi piace il divertimento, mi piace lo sfottò, mi piace anche l'ebbrezza, mi piace il gioco di enigmistica. Devo contenere il mio gioco, sono un ludopatico tranne che dei giochi in denaro. L'importanza di ospitare il tema del gioco d'azzardo in una manifestazione dedicata al gioco allegro, al gioco vitale, al gioco che dà felicità, è una, possiamo dire, una metacomunicazione, è una demistificazione del gioco d'azzardo, perché mostra come le due parole gioco e azzardo non si combinano poi tanto bene. Il gioco è gratuità, è separazione, è un'attività libera che non ha altro scopo che se stesso. Il gioco in denaro, il gioco industrializzato, il gioco sottomesso ad una tecnologia, beh, non è propriamente un gioco libero, un gioco che dà allegria e felicità. È un gioco che serve a mantenere un certo standard di mediatori neurologici, di sostanze che il nostro organismo secerne quando è stimolato in una certa misura, quindi è una dipendenza, è una contraddizione. Averlo ospitato qui significa mostrare per contrasto l'abisso che separa il gioco che dà felicità, il gioco come dimensione essenziale dell'uomo, al gioco che invece è asservimento, è degrado. Tocca a te, in questo momento tocca a me. Sono venuto qui per imparare qualcosa di più sui giochi di una città che accoglie con questi colori, con questa iconografia, con queste immagini, con il riferimento alla tradizione, e anche questo l'ho trovato molto, molto affascinante. Una città che con questa manifestazione, Toccati, mi dice che anche se io ho i miei anni, l'età per smettere di giocare non arriverà mai e si giocherà fino all'ultimo giorno della nostra esistenza, perché abbiamo bisogno di avere una dimensione separata dal resto della nostra vita dove ci possiamo concedere la gratuità, ci possiamo concedere il fare senza nessuno scopo che il fare stesso.